Peter Del Monte, innanzitutto il perché di questo titolo così lungo e soprattutto originale. Questo è un titolo assolutamente improponibile per il cinema, tant'è che quando l'ho proposto ai miei produttori, inizialmente erano un po' sconcertati. In realtà, siccome io faccio film ai limiti del mercato, non può succedere nulla di peggio di quello che è successo fino adesso. Peggio. Ecco, allora proviamoci, magari la gente gli piace stavolta un titolo così fuori dall'ordinario. Perché questo verso della Merini? Perché in qualche modo suggerisce uno stato di abbandono, no? A qualcosa di forte, naturale, no? Che ci sospende un attimo dal nostro controllo razionale sulla vita. Ecco, Laura nel film interpreta il ruolo di una scrittrice, quindi in qualche modo si riprende il senso del titolo della Merini, perché la Merini appunto era una poetessa. Come ti sei approcciata a questo personaggio che in qualche modo cerca di recuperare la sua innocenza? È una donna che probabilmente nella sua vita, da quello che intuiamo, ha vissuto tantissime esperienze e adesso ha perso un po' di freschezza nell'affrontare certe situazioni. Io non lo so mai esattamente come mi avvicino ai personaggi, cerco di farlo un po' come immagino, perché non sapevo nulla di musica, però ho una figlia musicista, come immagino che faccia un musicista quando, cioè c'è una partitura che è la sceneggiatura, ci sono degli altri diciamo, strumentisti, cioè, che sono gli attori con cui recita, c'è il direttore d'orchestra che è il regista. E poi ci sei tu col tuo strumento che cerchi di fare meglio che puoi accordandoti con l'orchestra e seguendo le direttive del direttore d'orchestra. Cioè io è più un atteggiamento, devo dire, musicale che non stanislavskiano, il mio, perché non penso che le cose migliori si diano a forza di comprensione, a forza di elaborazioni mentali. Penso che il meglio si dia in modo più o meno inconsapevole, cioè credo che la recitazione sia trovare un centro di gravità sufficientemente forte, il regista, la storia, gli altri attori ti aiutano, dovrebbero aiutarti a trovare, e dopodiché lasciare che le cose vadano. Meglio di tutti si recita in quella. Ora, non sempre queste condizioni si ritrovano, e allora uno è costretto a fare appello a quello che sa, che ha capito, che crede, che ritiene, ma tutto questo è molto meno interessante che non quello che si fa così. Io, durante tutto il percorso che ho fatto, perché non mi piace la parola carriera, il percorso professionale che ho fatto da 35 anni, mi sembrava di aver cercato in tutti i modi di non lasciarmi intrappolare dal mestiere. Infatti non sono un'attrice che ha molto mestiere, pochino, proprio quel tanto che basta, ma mi sembrava proprio perché dicevo, vabbè, il mestiere ti dà effettivamente una certa sicurezza, vai lì, fai, eccetera, però ti toglie l'innocenza, e siccome ci teniamo di più all'innocenza che all'abilità, ho detto, vabbè, io al mestiere ci rinuncio, o quasi, e vado per quest'altra strada. Quello che dicevo prima però è che quello che accade quando reciti con un bambino è quello che accade quando tu ti vesti di bianco e poi vai sulla neve, sei convinto di essere vestito di bianco e poi in confronto alla neve appena caduta, immacolata, dici porca miseria, ma questa camicia è giallastra, non è bianca. Così succede quando reciti con i bambini, ma è anche una sfida interessante perché non si finisce mai di cercare l'innocenza. Una volta che la si è perduta, perché come dicevi te, fatalmente a un certo punto si perde, però si può fare tutto il giro per cercare di ritrovarla e credo che sia un impegno e una così, non so come dire, che valga la pena vivere per ritrovare quell'innocenza. Ecco, io mi sforzo di farla, ma evidentemente. Non la pensava così un agente hollywoodiano Sì. che alla sua attrice di fama le consigliava di non recitare mai né con bambini né con animali. Esatto, perché sembri giallastro, quello che dicevo io, ma uno corre il rischio e dice, vabbè, effettivamente magari faccio meno figura che se recito con un attore di mestiere, però per te è una sfida a cercare appunto di ritrovare quella. Poi io non credo che Arianna sia un personaggio che ha perso l'innocenza, dicevo prima,
È il titolo della fiaba, che non so se conosce, di Andersen, che si chiama Riposto ma non dimenticato. Ecco, quell'innocenza di Arianna non è dimenticata, è riposta in un luogo dove lei pensa di poterla proteggere, perché quello che noi abbiamo di più innocente è anche quello che abbiamo di più vulnerabile, per cui dobbiamo proteggere. Spesso le persone che ci appaiono dure, toste, inaccessibili, intransigenti, sono in realtà delle persone molto fragili che hanno creato una struttura per proteggere la propria fragilità e quindi anche la propria innocenza. Peter, possiamo definire questo film come un film sulle solitudini e sulle incomprensioni, sulle incomunicabilità in qualche modo? Sì, però su questa terminologia solitudine, incomunicabilità, insomma si è detto tanto in passato e a me mi stanca un po' pensare di rifarmi a queste tipologie cinematografiche. In realtà sì, i miei personaggi si possono anche definire soli, però non certo in un modo autocommiserativo, insomma, non stanno davanti a una bottiglia di sera a pensare alla loro vita, insomma, ecco. Come diceva Chekhov, sono disperati, però canticchiano. Dopo 23 anni dall'ultima volta che avete lavorato insieme, che cosa avete trovato di cambiato l'uno nell'altra? Anche perché nel frattempo Laura ha debuttato alla regia. Originariamente ci si è frequentati molto poco, perché il film che abbiamo fatto insieme era una serie di episodi, ogni attore veniva a lavorare per 3-4 giorni, per cui una cosa molto fuggitiva. E col tempo io invece l'ho seguito da spettatore con interesse e normalmente in qualche modo si è configurato questo personaggio. Dovendo fare una scelta su un'attrice italiana, io non ho avuto dubbi, insomma. Lei come attrice mi ha sempre suggerito grande capacità di controllo intellettuale sulle cose e al tempo stesso qualche zona oscura, indefinita.